All'indomani del piano livicolo nazionale nel pieno dei, bandi, dei piani di sviluppo eh, rurale e regionali con la PAC 2020 nel solco di un'emergenza zootecnia pesantita dalla questione alimentare sulle carni rosse. Eccoci a cercare qualche risposta in una regione che raccoglie in un fazzoletto di terra tutte queste caratteristiche. L'Umbria, a partire proprio da quella fiera che ha mantenuto saldo le radici territoriali, ma pur nella sua. Originaria identità di festa dell'agricoltura, propone soluzioni che rispondono alle esigenze delle imprese agricole, diventando uno degli appuntamenti consolidati del centro-sud Italia. In una parola, Agri Umbria, ormai alla 48esima edizione. Ma allora, perché i nostri saluti iniziali arrivano da qui, da questo splendido casale sulle colline di Gualdo Cattaneo, l'azienda? Terre della Custodia di proprietà della famiglia Farchioni, agricoltori umbri fin dal 1780. Perché da qui partiamo, ma qui torneremo in finale di puntata, perché dentro c'è al lavoro lo chef Massimo Infarinati che ci proporrà preparazioni e ricette, tagli e consigli con un unico protagonista: la carne certificata marchio IGP vitellone bianco dell'Appennino centrale e a questo punto però è arrivato davvero il momento eh, di raggiungere, di scendere un pochino più a valle, di raggiungere Bastia Umbra, di raggiungere Agri Umbria e poi noi qui torneremo come ho anticipato in finale di puntata. Tantissimo pubblico, ovviamente le autorità per il taglio del nastro, la banda, la musica, tutto ci porta nel cuore della fiera dell'agricoltura al centro del centro Sud Italia portata alla ribalta da Agriumbria. Primo step ovviamente gli animali, mostre nazionali e interregionali, aste, capi che vanno dai bovini ai suini, passando per Ovi Caprini e Dequini ma anche polli e conigli, tutti provenienti da allevamenti nei quali viene praticato il miglioramento genetico e la selezione sotto il controllo delle associazioni regionali allevatori delegate alla tenuta dei libri genealogici. Poi l'intera filiera dall'alimentazione zootecnica alla vita di stalla fino alla carne in tavola con una serie di iniziative. E infine ovviamente una carrellata fra gli spazi espositivi di macchine e attrezzature agricole e agroindustriali che Agriumbria 2016 propone avendo come supporto Porto Informativo Lenama, il Ministero delle Politiche Agricole e Federuna Coma che con la loro presenza svolgono un'azione divulgativa sul corretto utilizzo dei mezzi meccanici. E proprio per la complessità, la vastità degli argomenti, dei temi di questa vetrina io già vi anticipo che dedicheremo poi ad AgriUmbria anche la puntata della prossima settimana. Ma intanto concentriamoci sui numeri di questa Esposizione che consolida i propri primati. Lazzaro Bogliari, presidente Umbria Fiere, 48esima edizione per Agri Umbria, polo delle carni italiane, si consolida questo ruolo che peraltro è stato eh, lanciato, presentato anche a Expo nei mesi scorsi. Sì, beh, noi su questo tema siamo abbastanza messi bene nel senso che. Qui il cuore di questa manifestazione è la parte zootecnica, parte zootecnica perché qui ci sono i bovini di razza italiana, i bovini da carne, di razza italiana più importanti, cioè tutti sono rappresentati, dalla Chianina, dalla Piemontese, dalla eh, Marchigiana, la Podolica, tutti le, i bovini da carne sono qui. Poi dopo ci sono anche i bovini da latte, questo è chiaro, qui c'è di tutto e di più perché ci sono 700 capi animali, per cui immaginate un po' qual è il mondo. Però noi vogliamo puntare su questo discorso delle carni perché, perché noi non vogliamo organizzare solo una fiera che è una mostra, è tutta la filiera agricoltura noi vogliamo che qui si parli di temi e ci si confronti sulle tematiche più importanti fra le quali noi consideriamo la sicurezza e l'educazione alimentare qui per forza che parlavamo delle carni non solo carni però, perché vedo anche tantissime macchine, quindi meccanizzazione, innovazione e poi questi grandi numeri di Umbria Fiere, di Agriumbria che continuano a crescere in modo esponenziale anno dopo anno. Sì, beh, questo è il frutto di tanti e tantissimi anni di rapporti e di grande organizzazione. Abbiamo ancora bisogno di più spazi, vediamo se possiamo ampliare il tutto esaurito c'è ormai da tanti anni qui ci sono quest'anno oltre 500 espositori che rappresentano poi circa 2000 aziende italiane quindi è importante e gli 80.000 visitatori di anno scorso naturalmente quest'anno li superiamo visto anche le prenotazioni di pullman e di gruppi che stanno arrivando e che sono, e che sono arrivate ciò significa che c'è attenzione a questo settore che c'è voglia di reagire a tutte le problematiche che magari si sentono in giro, ed è economia primaria, ma economia primaria vera, nel senso che ha bisogno di sostegni con i piani di sviluppo, fondi europei eccetera, ma che questi sostegni servano per nuovi investimenti e per parlare di futuro sulle aziende agricole e non per la gestione ordinaria. Fernanda Cecchini, assessore all'agricoltura della Regione Umbria, la regione punta sulla competitività, sulle colture strategiche per il rilancio dell'agricoltura che ha segnato eh, segnali di ripresa. PSR 2014-2020 e come si lavorerà per portare avanti questo eh, movimento, questo comparto? Ma intanto siamo già partiti con la nuova programmazione. Eh, I bandi che riguardano gli, soprattutto gli investimenti per le imprese agricole e anche per la trasformazione sono già usciti, eh, agiremo a sportello rispetto alle gradatorie che facevano aspettare tanti mesi della passata, eh, diciamo, dei passati sette anni ed in questo caso siamo convinti che eh, con le risorse consistenti che abbiamo riusciremo a dare risposte significative a chi ancora oggi crede che investiremo. Investire nell'innovazione, nella ricerca, nell'ammodernamento dell'impresa agricola sia una scommessa vincente per guardare al futuro. Un'ultima battuta brevissimamente, Agri Umbria, Zotecnia, direi Polo delle Carni sicuramente e l'Umbria su questo fronte è molto forte anche eh, grazie a un allevamento di bovini da carne qualificato eh, di grande qualità. Eh, prospettive per questo comparto che comunque deve anche fare i conti con a volte un'informazione alla Allarmistica eh, eh, dal punto di vista alimentare dei consumi? Ma naturalmente sul, eh, sull'alimentazione e i consumi giocano molto le scelte nazionali e spesso europee. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo eh, approvato nel nella scorsa legislatura un piano regionale zootecnico che ci consente oggi di dare priorità. Eh, anche all'interno dei bandi dello sviluppo rurale per la zootecnia abbiamo approvato una misura sul benessere animale che ci stanno copiando da tutta Italia e oltre a questo anche l'Europa nella PAC, negli aiuti diretti, ha scelto eh, di premiare gli alimenti di qualità, l'olio, la carne e il latte. Quindi da un punto di vista eh, pubblico eh, c'è eh, concretamente l'aiuto nei confronti della zootecnia e dopo molto legato alla disponibilità, alla vocazione dei nostri imprenditori agricoli perché poi far l'agricoltore è una missione prima ancora che un mestiere. Dunque, Zootecnia in prima linea con Agri Umbria che chiama a raccolta il meglio del patrimonio italiano certificato. E, Francesco Fedeli, Città di Castello, lei è qua con le sue bovine, vacche, tori di razza Chianina, splendidi animali. Vogliamo noi. Poi in chiusura di puntata racconteremo le caratteristiche di queste carni, il lavoro del Consorzio di tutela per la valorizzazione, vedremo anche i piatti che ci preparerà lo chef, però visto che li abbiamo qua, volevo conoscerli qualcosa di più anche caratterialmente, come sono questi animali? Sono animali con un bel carattere, una bella personalità, che infatti si differenziano un po' da tutti perché hanno una bella personalità, però se li conosci sono leali, che ti dicono se eh, ti accettano, hanno... Sono stancati, hanno... però sono docili e molto molto affabili. Lei qua ha dei capi bellissimi, abbiamo... questo è... Un, è un toro, Alfredo. Alfredo, <ride> sì perché ogni anno abbiamo una lettera dell'alfabetico per conoscere l'età dell'animale. Con l'A sappiamo che è nato quell'anno, con la B l'anno successivo e ci fa comodo per avere nel libro genealogico. Una bella... ecco, il libro genealogico che cosa racconta dell'animale? Tutto, la genealogia, i genitori, i nonni, tutto? Il libro genealogico è tutto, è la carta d'identità dell'animale di, come per noi persone, si conosce tutto, dal genitore, dal momento del concepimento già c'è tutta la tracciabilità perché quando si fa la copertura l'animale si, si feconda e già dobbiamo eh, scrivere nei nostri registri con quale toro. Con... Poi quando nasce tutta la genealogia si fa il deposito del DNA che se domani un consumatore vuole sapere se... Quella carne esposta con il certificato corrisponde all'animale, uno può prendere un pezzettino di quella carne chiedere eh, di confrontarla esatto. con il nostro DNA depositato. Se esatto. una bella Quindi si sa esattamente, quando si parla di tracciabilità, questa è la tracciabilità. Lei quanti capi ha in stalla? Io ho un centinaio di animali fra fattrici e vitellini perché io faccio il cosiddetto ciclo chiuso. Fattrice, toro e vitellini eh, che nascono e vivono con, animi, con le madri fino a 6-7 mesi, anche, anche perché ci dispiace sempre che quando si tolgono c'è un po' un dramma. Un po' il distacco, il insomma, distacco. come noi i bambini quando li portiamo all'asilo, insomma. Anche se nel mondo animale è naturale però eh, noi abbiamo un'affezione infinita verso questi, che ci credano o no, se non ci fosse questo amore e questo attaccamento agli animali dal lato economico dovremmo chiudere tutte le stalle perché non siamo competitivi con animali che vengono dall'estero anche per la tipologia d'alimentazione perché noi alimentiamo con i nostri prodotti le nostre colline con tante varietà di erbe e hanno la carne si differenzia da quello perché se assumi tante erbe diverse, hai un, un aroma nella carne perché si trasmette l'aroma. Come vedi sono abbastanza grandi, come vede, se non ci fosse un rapporto di stima e rispetto fra l'uomo e l'animale, chi lo contenerebbe? Chi decide che cosa deve fare, deciderebbe lui. Allora c'è un rapporto, si può dire, um, umano? Forse è meglio il rapporto con l'animale che con qualche umano. Io direi che questo purtroppo però è il modo giusto di chiudere. Io la ringrazio infinitamente perché è veramente tanta la passione che si percepisce nel suo lavoro. A questo punto una breve pausa e poi noi di questi animali, come ho anticipato, ne riparleremo in finale di puntata con lo chef per capire che cosa significa un consorzio di tutela e che lavoro fa. A dopo.